Ciao e bentornati sul canale. Bentornati carissimi amici, questa attrazione, vediamo, si chiama Le Pays de Conte de Fées, che è tradotto sinceramente non so bene, il paese delle fiabe. Ok, ci siamo. Ed è meravigliosa. Ecco il pupazzetto di Ariel, non l'abbiamo trovato. I racconti delle fiabe, delle fate. Ho sbagliato la traduzione in francese, scusate il mio francese. Vabbè, adesso è tutto vuoto, non c'è niente. Ma adesso comincia subito. Sulla sinistra, no, c'è Biancaneve subito, mi pare. E c'è, si vede la strega e il cucciolo nella miniera. Sì, guardate i particolari in alto. Non potrò zoomare perché sennò devo zoomare là in alto. Nella miniera c'è cucciolo. E davanti alla casetta c'è la strega. Davanti alla casetta c'è la strega. La eccola là, sì, la vedo. Il sole mi sta praticamente perforando la retina, ma vedo la strega. Qui abbiamo Hansel e Gretel. E un uccellino gigantesco in confronto alla casa che sta scendendo. Vedi che quello che dicevamo prima, sul balcone lì c'è Eric. Ah, sì, lo vedo. Lo vedi adesso. E qui dovevano esserci delle bolle e sotto pensavamo ci fosse la statuina di Ariel. Ma c'è solo una cannuccia da cui escono forse le bolle che adesso sono ferme. No, non c'è niente. E io sono tanto triste. E potevano metterla sott'acqua un Ariel. Esatto, oppure lei col vestito rosa, semplicemente nel castello. Questa attrazione è in fondo al parco, infatti la volta scorsa io e la mamma di Sara ce la siamo persa, perché non sapevamo ci fosse. E adesso siamo fermi. Vi faccio vedere l'acqua intanto. Praticamente ci sono solo monetine, sì. Un sacco di monetine. L'abbiamo fatta prima, ma c'era troppo sole, adesso si sta veramente bene. La barchetta è carina. E siamo fermi. Là sta arrivando Pierino il lupo. E là c'è il trenino. Guarda il trenino. O almeno quella che credo che sia. Beh, intanto com'è stata questa giornata a Gardaland? Sì, a Gardaland. A Disneyland, è un po' più lontano. Sono stanco. La stanchezza si sente, da stamattina. Stamattina non sono mica che ora è. Sono le 18.30, dalle 9.30 di stamattina. Però ne vale la pena. Vero? Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Questo, il labirinto di Alice e... Small World. Che dopo andiamo a fare. Esatto. E filmeremo anche quello. A rifare. E Peter Pan non siamo ancora riusciti a farlo perché la coda è infinita. Lo faremo giovedì. Sì. Perché erano 50 minuti. Pinocchio e... Però se si abbassa nel frattempo... Neve, mentre c'erano le parate si è riuscito. Ditemi un momento con voi di Marie, ma si è riuscito a mettere Mozzie alla ottavia, zero friend, please, what are you going to move again, reinvent the torrent inside, thank you. Credo che abbia detto potete farla a nuoto, scendete dalle barche, no? No. No, non ha detto questo. Cos'è che ha detto secondo te? Ah! Non lo so. Please remember the torrente inside the boat for everybody if you want to go back. Ho capito solo everybody e tornare indietro. Sì, che bello. Modesta agita nei barton, s'il vous plaît. Remember the torrente inside the boat, please. Visto. All'interno della imbarcazione. Comunque adesso dovremmo ripartire. Le pause sono belle, però sarebbero belle davanti a qualcosa da vedere, non in una grotta. Ma sono detto... Perché urla? Ci sento. Salutiamo anche noi quelli del trenino. Ma perché urla? Che poi non parte. Get ready, ok, questo l'ho capito anch'io. Oh, ripartiamo. Si vede un lupo e un bambino biondo. È Pierino quello, Pierino e il lupo. Si vedono, c'è proprio. O meglio, Pierre e le lupo. C'è proprio la statuetta di Pierino e anche il lupo. E adesso devo girare per andare a vedere il diavolo di fantasia. C'è una luce perfetta oggi.
Spettacolo. No, questa è pausa, è da rifare. Ci siamo fermati. Cioè, se vi capita di fermarvi. E il labirinto di Alice è bellissimo, soprattutto se vai sulla torre e vedi tutto dall'alto. Poi divertente. Sono bellissime quelle case, guarda che bello. Anche la casa degli orrori. Anche la casa degli orrori era bella, dobbiamo fare anche quello il video. Sì, poi non c'è che ordine. E guarda, una cosa bellissima è questa qui, l'ingresso dentro la grotta di Aladdin. Poi c'era un'altra attrazione di Aladdin. Sì, non era proprio un'attrazione, la galleria. Se si può chiamare così. Salutare trenini, salutare. Però era carina, no, perché era questo treno non saluta. Delle statuine con all'interno delle immagini, diciamo. Sì. Tipo dei mosaici dentro ad un vetro che creano. Durerà tantissimo questo video, lo sai. Intanto sto inquadrando trenino che passa. No, non passa. Fatta veramente bene la bocca. Credo tipo che qualcuno è caduto in acqua e stanno cercando di salvarlo. No. Questo. Ah, intanto vi faccio vedere. Capito? Pronti? No. Ripartiamo. Ah, ripartiamo. Beh, siamo anche quasi arrivati, quasi finite. Andiamo qua. Vediamo. C'è l'elfo domestico. Ecco qua. Qua abbiamo avuto un po' per riprendere. E ci siamo rifermati. No, si riparte. Qui guardate tutte le gemme sulla parete e qui all'interno. Occhio che lì c'è la lampada. E qui c'è la lampada bellissima come illuminata, ma nello schermo lo vedrai, viene bellissimo, bellissimo. E adesso usciamo, c'è l'ultimo pezzettino. Però dovrebbero aggiungere il castello di Anne Delsen. Sì, qui sono tutte le gemme, sembrano glitter. Dicevo, però qualche castello ancora, tipo quello di Anne ed Elsa. C'è la spada nella roccia. Questa è la spada nella roccia, sì. Adesso ci avviciniamo. Di qua potete vedere tutte le navi che si muovono. Qua non ho ben capito, ma... Allora, di là c'è velocemente un pezzettino di fantasia che è una nicchia che... non si vede, ecco, si vede in lontananza quello lì. E qui abbiamo Belle. No, si vede un tempietto. Sì, è tempio di fantasia. Guarda che Belle, c'è anche Belle lei. Ma fantasia è più avanti. È un altro pezzo, l'hanno aggiunto. Guarda che bello il villaggio di Belle con Belle. È fantastica sta giostra. Qui vediamo la casa del padre. E qui adesso c'è Oz. Con tutti i protagonisti. Con cui chiudiamo. Quindi mentre guardiamo oggi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E aspetto a salutare. Tanto che guardiamo oggi con i personaggi. Eccoci qua. E come sempre? Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!